Io mi sono dimenticato, tu hai acceso il microfono, sto registrando. Max, possiamo fare le cose in maniera che tipo... Allora, oggi non c'è il cavalletto, c'è il microfono? C'è il microfono, c'è il magnifico microfono. L'altra volta ci doveva essere il microfono. Magnifico rettore. Ma non c'è stato perché lui ha messo la modalità intervista che registrava la mia voce e la sua niente. E quindi è successo questo. Come va? Bene. Fumiamo, la gente muore, i polmoni, dai, cioè, il messaggio... Già solo per questa cosa la monetizzazione dobbiamo parlare perché... Ah, giusto, giusto. Quanto abbiamo guadagnato dagli ultimi due episodi? Qualche, 7 euro? Qualche soldo, però dobbiamo dividere perché è tutto sul mio canale e ai, quindi... Ai, ai. Beh, ma d'altra parte è anche Tintoria, è tutto sul canale di Tinti e c'è anche Rapone, quindi chi se ne frega. Ah, ok, quindi è una cosa, è un format. Sì, solo... in cui uno la prende nel culo. Allora ragazzi, vedi questo format è che e tu la prendi il culo, grazie. Esatto. Col cappellino. Perché ho i capelli disordinati oggi, quindi... Oggi di solito c'è sempre uscito da un rave di vichinghi e adesso di... È il mio stile. Di cosa parliamo? Perché tu hai accennato un argomento, io in realtà volevo fare due chiacchiere su Will Smith e Pietro Diomede. E lo faremo. Okay. Diomede perché alla greca, io sempre ho detto Diomede. Ah, è Diomede? Sì. E io sono detto Pietro. Io no, volevo dire tutto salutando un mecenate, c'è cioè una persona a Milano che aiuta gli artisti, artista anche lui, a emergere. Chi è? E questa persona ci siamo dimenticati troppe volte di nominarlo. Ah, cazzo, è vero, ci ha rimproverato duramente. La serata di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata, che è Maschi Teatro Bianchi, è organizzata, ma non solo organizzata, pensata, diretta, voluta. Anche tutta la parte, vogliamo parlare della parte amministrativa, burocratica, fatta benissimo, a merda, noiosa. Ed è anche protagonista della serata insieme a tutti gli altri, che non sono più importanti di lui nella maniera più assoluta. Edoardo Conforto, seguitelo sui social, seguitelo, scrivetegli, seguitelo anche per strada, lui fa piacere, toccatelo, mettete le mani nei testicoli quando potete, queste cose qui, assolutamente, dobbiamo un bene, dobbiamo molto, sì, a questa persona, e dedichiamo la puntata a lui, allora, no, in realtà, Edoardo, ottimo, Edoardo, che ci guardi da lassù, vai, insegna agli angeli a organizzare. In realtà, Edoardo è effettivamente una figura per quanto riguarda, per quanto concerne la stand-up a Milano, molto importante, nel senso sì. Che il Gap in Simi, che è la serata storica di stand-up a Milano, sì. È un'idea di Edoardo e di Matteo del Gap in Simi, quindi Matteo. Bravo, no, Matteo. Bravo. Insegna agli angeli a aprire locali a Milano. Birra. Ma che brutto lato del nostro carattere, sì, tira qua. Fuori superficiale. Il peggiore, direi. Perché tira fuori il carattere, fondamentalmente, quindi è questo quello che accade. Qual era la cosa che accennavi prima di cui volevi parlare? Memoria. Perché? Perché ci eravamo dimenticati di citare Edoardo Conforto nella scorsa puntata. Però memoria, mi arriva aggiornata la memoria e mi arriva tutta una serie di battute che non vorrei... Che non possiamo fare. Visto il periodo sulla giornata della memoria non... Ma visti tutti i periodi, nel senso... Non è che c'è un periodo... Guarda, anni. Nel 2003 si poteva... Anzi, nel 2000, prima del... Cioè, era un periodo d'oro, si poteva fare battute su tutto, perché ragazzi, non si può più scherzare su niente, L'abbiamo visto, Io in realtà non credo questa cosa qui, però... Ma neanche io, ma adesso è di moda. Niente, cioè non la credo proprio per niente. Credo che si possa scherzare su tutto. Solo che alcune persone non sanno farlo. Tutto lì. Tipo... E non sto parlando in questo caso di Pietro Dione. È un discorso a parte, che se vuoi affrontiamo lateralmente. Parte. Non mi riferisco a questo. Però secondo me si può effettivamente scherzare su tutto. Ma certo. Allora, cosa aggiungere alle cose che hanno già detto su questo argomento? Cosa aggiungere? Sono cazzato. Scusami, io ho pensato questo. Ci dovrebbe essere una classe, una tipologia di persona nella società che è legittimata a dire qualsiasi cosa. E siamo sono i comici, siamo noi quelli che stanno facendo. Per una persona ci deve essere. Ma al di là del fatto, al di là di questo, ma la cosa che mi ha irritato moltissimo del caso Will Smith... Ignorato la mia frase palesemente. Sì, assolutamente sì. Cioè, ma questo è stato il ruolo del comico, penso, da sempre. Cioè, da quello che diceva a quello che non si può dire. È statuto qui, è la chiave della comicità, sostanzialmente.
E la cosa che mi ha irritato molto della faccenda Will Smith Chris Rock è la masnada di commentatori di questo evento qui. E masnada? Masnada è romagnolo forse, cioè la moltitudine. Ah, la masnada? La masnada. Ok, ok, okay. Moltitudine. La moltitudine di commentatori di questa cosa qui, che se è una cosa che capisco da parte del pubblico, perché il pubblico, ahimè, siamo in un'epoca in cui tutti commentano tutti e vabbè, cioè, ci sta il gioco, dobbiamo accettare, purtroppo siamo nati qui, c'è chi è nato ed è andato a combattere nelle trincee della prima guerra mondiale, noi ci becchiamo i commentatori di tutto. A ognuno il suo. Qual è la cosa migliore? Non lo sapremo mai. non si sa. Dovremmo chiedere a qualcuno che però. Guarda, alla prima granata che prendo, fra poco, perché visto l'andazzo, fra poco ti rispondo. Ti faccio sapere. Faccio sapere. Vabbè, la cosa che ha dato particolarmente fastidio è il numero di comici che granata alla menta. Volevo solo dire questa cazzata e andare avanti. Prego, il numero di i comici pseudotali che si sono sentiti in dovere di, sempre facendo la specifica, non voglio assolutamente giustificare il gesto di Will Smith, e ci mancherebbe anche, cioè, nel momento in cui tu dici questa cosa qui sostanzialmente lo stai in minima parte giustificando, certo. Hanno sentito il bisogno di rimarcare che quella battuta non fosse una buona battuta. Ma chi può dirlo? Allora, ma in realtà c'è un modo di capire se una battuta è una buona battuta, ed è un modo molto semplice che capiscono tutti. Il pubblico ride, è una buona battuta. Ha riso di brutto, ma che Will Smith ha riso. Esatto, ma ha importanza se è una battuta semplice, se è una battuta elementare, se è una battuta... Ma chi se ne frega? Il compito, la funzione delle battute non è essere incredibilmente articolate e intelligenti, è fare ridere. Ha fatto ridere. Fine della storia. Non è, è automaticamente una buona battuta. Di cosa stiamo parlando? E poi, anche se non avesse fatto ridere, sì, è una battuta brutta, ma è sempre una battuta. Non è che ha ammazzato qualcuno, cioè... il problema è che qua si arriva la parola fa più male della spada, no? E non è vero. Ok, non è vero perché non è vero perché tu prenditi una spadata poi me lo racconti. Se la guarda, quando prendo la granata e prendo la spadata è una giornata di merda, sarà io sarò senza un braccio con la faccia e dico comunque allora la parola era meglio le battute. Però purtroppo il fatto è che molti non accettano, non chiudono la frase in una battuta. Se uno dice una battuta, rientra nel campo delle cazzate. Però il fatto che questa battuta ferisce, uno dice ha parlato della malattia, della cosa. Però, raga, dobbiamo metterci il cuore in pace che è una battuta. Quindi, se noi facciamo, nonostante la potenza di questa battuta, ci accorgiamo che è una frase e ha il ruolo che ha, il ruolo di battuta, automaticamente la mettiamo in un cassetto, che è il cassetto intrattenimento, eccetera. Non è frasi, offese, ma che comunque rimane su un piano dialettale. Will Smith non è più che dialettale. No, aspetta, rimane su un piano dialettico. Capite? Cioè superficiale, ma perché noi diciamo un titolo, non è un titolo a caso. Io veramente sono un analfabeta. Comunque, rimane su un piano dialettico, no? E nel momento in cui Will Smith cammina verso Chris Rock, minacciandolo anche solo con la presenza, lede la sua libertà urtandolo, picchiandolo, cioè fa una roba, però questa roba è messa sullo stesso piano, anzi, esatto. No, quando ci vuole lo schiaffo educativo, quando uno schiaffo educativo? Mai! Mai! Ma nel senso... A meno che non schiaffi il tuo... Vabbè. Io sono totalmente a favore della violenza, intesa come violenza per difendere. Ok, e questo non è il caso. Cioè, la violenza si usa quando viene minacciata la vita, e questo non è il caso, mi dispiace. E chiaramente non quando vengono minacciati i sentimenti. Ma poi, scusami, io mi sono stupito che agli Oscar, la cerimonia più importante dell'anno, della vita, del mondo, uno si può alzare, tirare lo schiaffo al presentatore e sedersi e nessuno dice nulla. La sicurezza, cosa stava facendo? La security. Vediamo Will Smith. C'è Will Smith che si alza. Forse, Mike, forse dovremmo... Stacca. No. Cioè, lascia stare. Non se l'aspettavano neanche loro. Esatto. Sulla sicurezza ha fatto tipo... Assurdo. C'è una cosa tra milionari, nel senso, prendersi per il culo prendere per il culo una signora milionaria, chi se ne frega? Cioè, un conto è se questo avesse preso per il culo un comico, prendere per il culo una persona del pubblico in cui c'è un rapporto di potenza completamente fuori asse. Ma lì siamo tra pari, ma se non si può scherzare è tra pari. Ma quando è? Cioè neanche in quel caso lì.
quando è che si può scherzare? Però vedi, tu hai detto presa per il culo. Non è presa per il culo, è una battuta, cioè è al di là proprio. Non è una presa per... Perché presa per il culo, cioè se tu cammini con la tua fidanzata, cammini in strada e uno ti fa e dice, oh, minchia, e ti inizia a insultare, quello è una cosa. Lo... 0-100 con una alabarda. Tipo Mortal Kombat, sai chi quello che strappa la spina? Così. Mentre purtroppo bisogna accedere, quello è un intrattenimento. Poi Saverio Raimondo, salutiamo, ciao, eroe, ha detto una cosa molto giusta. Prossimo ospite di Superficiale, copiamo questa cosa. Facciamo, ma non ci saranno ospiti. Prossimo ospite di Superficiale. Qualcuno nei commenti ha detto, ah, potresti avere un ospite. Oh, se tu hai bisogno di ospiti, andare. Ci sono fior fior di podcast che fanno andare. Non è uno di quelli. Non è uno di quelli. Esatto. Bastiamo noi, a differenza. A differenza, vabbè. Ma non creare dissing inutili che non sappiamo reggere. Lui sai, ha detto una cosa molto bella, che quello deriva anche dalla cosa del roast, dalla loro, certo. Del roast, quindi proprio una roba che non possiamo capire, capito? È una cosa di prova. Mentre invece sulla battuta di Pietro Diomede, allora di la tua che poi io Diomede. Allora Diomede, sì, Pietro Diomede. Diomede no. Allora anche lì circostanze terribili, una tragedia, no? C'è cioè, una tragedia. Un fatto di cronaca, eccetera, eccetera. Però, ragazzi, resta comunque una frase. Il problema è: qualcuno ha infranto la legge. Cioè, è stato una. Qualcuno ha infranto la legge? Ma sì, anche se, no. Ma anche se, cioè, non è che infrange. No, infrange la legge, c'è un provvedimento. Infrange la legge, sì, ok, la legge c'è un problema. È il metro della, come posso dire, dell'etica. Però, sai, ci regola un attimino la vita. Va bene. Non dire va bene per zittirmi. No, va bene, sono d'accordo. Non capisci? Sono d'accordo, ma posso essere d'accordo. Cioè, la legge, insomma, cioè uno si basa su quello, se almeno. Comunque non l'ha infranta. Non l'ha infranta. Per infrangere la legge vuole fare altro. Ha detto una roba. Rapinare una tabaccheria. Rapinare una tabaccheria. Quello è infrangere la legge. E beh, ricambia. A livello verbale cos'è che infrangere? Ah no, infamia forse. Se io ti dico, tu sei un killer. Esatto. Tu puoi denunciarmi perché ti ho infamato. Ma non credo che il reato sia infamia. Ingiuria. Non c'è più, forse nel 1000. E proprio si sposi, l'ho letto io. Esatto, perché quando io sono stato mega insultato per il pezzo sulle criptovalute, ok, ho avuto insulti pesanti. Hai denunciato qualcuno? E anche vocali. Sono andato a informarmi per vedere se potevo tirare su qualche soldo, denunciare. E non si può più. Cioè, se uno ti insulta. Oh, esatto. Vediamo un po'. Esatto. Se uno ti insulta, in realtà non lo puoi più. Non puoi denunciarlo. No? No. Ma da quando sta cosa? È recentissimo, tipo da 3-4 anni a questa parte. Coglione. Grazie. Non posso denunciare. Merda. No, la cosa che invece mi ha infastidito della. Quindi per chiudere il discorso. Vabbè. Lui ha detto. No, perché non l'ho chiuso. Lui ha fatto una battuta. Questa battuta può piacere, può non piacere. Fine. Che il fatto sia il rispetto, eccetera, d'accordo. Alt, uno glielo può dire. Puoi scrivergli, Pietro, se non sei stato rispettoso, mi fai schifo. Uno ci possiamo dire qualsiasi cosa, fondamentalmente. Poi ognuno prende le scelte, non lo so, lì... poi no, io lì ce l'ho sui giornali, che è uscito fuori comico di Zelig tagliato lo show, sembra che lui doveva fare... Zelig su canale 5 è stato tagliato, invece è tutta un'altra cosa, insomma si è ingigantita tutta la questione. Non entro sul discorso perché poi diventerei particolarmente cattivo, quindi e poi ci sei tu. Tu sei cattivo. Io sono cattivo. No, la cosa che in questo caso qui mi ha dato abbastanza fastidio, anche qui sono i comici che vivono di comicità, quindi quelli che in qualche modo, non dico ce l'hanno fatta, però si possono considerare legittimamente dei comici, uh-huh, che vivono di comicità. Uh-huh. E che parlano di questa cosa qui, che senso, in maniera negativa, che senso ha? È come se Monet andasse al mercatino dei produttori locali e cominciasse a criticare Geronimo Gervasoni che dipinge balene. Che senso ha? Cioè, questo ragazzo, questa persona fa questa cosa in maniera amatoriale, ma chi cazzo se ne frega? Che importanza ha? Che rilevanza ha? Che senso ha dire è una brutta battuta? È diventato trend topic su Twitter. Vabbè, ma giusto? Porca puttana, ma io non le commento queste cose. Perché se qualcuno sente la necessità di commentare? Perché fa notizia, capito? Fa notizia, si è schierato, sembra, capito? Ma era un pochettino così, triste di fare. Ma triste, sì, perché gigantisce una roba che anche noi stiamo parlando. No, però noi non stiamo parlando di Pietro Diomede, noi stiamo parlando del fenomeno. No, noi stiamo parlando di Pietro Diomede, stiamo parlando di Pietro Diomede. Tra l'altro.
Che tra l'altro è stato quei due giorni. Will Smith, Peter Yumei, babam! Cioè, incredibile. Sono abbastanza convinto che non è detto che avrebbe avuto la stessa rilevanza quella battuta di Diomede se non fosse sicuro, appena sicuro, successo la cosa di Will sicuro. Smith. Io proporrei adesso Netflix che faccia Il Principe di Bel-Air con protagonista Pietro Diomede. Te lo conosci, tra l'altro. Sì, lo conosco, io certo, no, certo. Lo conosco. Non credo di averlo mai incontrato. Lo conosco. Tum, tum. Ehi, questo è Maxi Star di come la mia carriera è cambiata. Che botta, non lo so per se è finita. Lui, sai come ha reagito? Perché io non so nulla. No, con una plomb, credo, con una plomb. Perché lui già si è creato un minimo di attrito. Ha fatto eccezionale, veramente. Sì. E ha parlato con la Lucarelli. Si era scambiato le cose con Lucarelli. Cioè, ha fatto un battibecco. Sì, sì, un battibecco. Sì, sì, sì. Impossibile. Luca, oh, se mai Selvaggio Lucarelli guarderà questo video, io sono innamorato. Possiamo dire bella di te. Splendida. E ma poi quello che bocce, busta in mezzo. Io stavo provando a non portare il discorso sul maschilismo. Non è maschilista, è una caratteristica del suo corpo bella, perché non posso menzionarlo. È credo sia oggettificazione della donna. Ma non è assurdo. Ma che cazzata atomica. Cristo. È che io sono maschilistissimo, mi sto istruendo adesso, capito? E sto creando tantissima confusione. Quindi non dico tipo ciabatta, perché è femminile, quindi ho paura di ciabatta asterisco. Mamma mia, quanto è il no, ragazzi, è peggio, è inutile. Non cercate dei dico ah, ci sono delle verità, no. Io adesso sono un fumatore. Dopo adesso guardate in superficiale, sono tecnicamente un fumatore. Allora vi ho parlato di un po' di cose? Sì, quanto abbiamo fatto? Non lo so. Andiamo. Lo di solito quando lo guardiamo sta sempre sui... abbiamo fatto 17 minuti, direi che... È il nostro, la nostra durata. Basta. È la nostra durata. Basta. Abbiamo mettiamo degli argomentini extra? Piccoli? Non lo so. No. In che non ho portato niente oggi. Allora cerchiamo la chiosa. Cerchiamo questa chiosa. L'ho sempre fatta io. Io forse in te non userei parole di cui non conosco il significato, però vedi tu. La chiosa, cos'ha di diverso da chiusa? Solo no, esatto. Chiosa. Chiusa, tra l'altro, è anche un termine ingegneristico, perché la chiusa è anche una diga. Perché tu sai che la chiusa è una diga? Perché sono un ingegnere mancato. Tu hai iniziato ingegneria? No. Allora non sei un ingegnere, punto. Tu no, devi dire... Quindi questo per me è un ingegnere, ma non no, essendo... tu devi dire io non sono un ingegnere. Non sono un ingegnere. Tu dire, non devi dire a te stesso questa cosa. Io non sono un io non sono un ingegnere. Ho grande stima degli ingegneri. Ma io tanto prendere per il culo, ma gli ingegneri sono la ragione di tutto quello che abbiamo di bello vero, nella vita. È vero. Ma come si sentono loro che inventano delle cose bellissime e vengono perculati da tu? È incredibile. E vengono usate da degli troglioditi. Ne parlavo un paio di sere fa con la mia ragazza, su cui abbiamo questa opinione molto diversa, perché secondo me gli esseri umani sono fondamentalmente degli animali, secondo lei no. Però la mia teoria è che c'è una ristrettissima parte di esseri umani che sono gli ingegneri. Sì. Che creano il benessere sostanzialmente per tutti gli altri, e se non fosse per loro saremmo delle scimmie, saremmo letteralmente delle bestie, degli scoiattoli. Certo, io mi rilasso quando guardo i programmi tipo Come è fatto, Come è fatto, e io rimango allibito da come uno ha potuto pensare di creare, non so, i coperchi delle pentole, già solo una roba che mi fanno impazzire. Quello, oppure quando creano quelle dighe tipo a Dubai, no, sono i castori. No. No, creano degli acquedotti. Che sono gli ingegneri del mondo animale. È vero. Che ho gli acquedotti a Dubai. A Dubai e tipo sono lì che parlano, fanno i servizi e dicono sì, abbiamo fatto un errore di 4 centimetri, quindi l'oleodotto arriverà probabilmente in Lapponia, ma deve arrivare in Uzbekistan, e quindi abbiamo 3 giorni tempo per migliorare. A me fa impazzire pure quando devono montare dei tetti sugli stadi, perché quello fanno. E allora tu vedi come succede, che loro hanno queste gru enormi, fanno calare il tetto e c'è uno che fa tipo vieni, lo bacio, avvicina il bullone di questa cosa pesante 3 tonnellate, si infila con l'altra e lui è lì così. Questo per tutto lo stadio ed è impensabile, a me rilassa tantissimo. Io chiuderei su questa immagine ingegneristica molto bella, molto poetica. Click, ancora una volta, il sesso, siamo di nuovo tornati. No, non è...